A tutte, benvenute sul canale. E allora, oggi insieme per poter realizzare il tutorial di questa sfera, anche se alcuni modelli non vengono proprio formato sfera, un po' più da ovale in questo caso, però diciamo la mia in originale è questa qua. Allora, oggi questa qua sicuramente è di un'altra dimensione, poi magari ve lo spiego. Oggi andremo a realizzare questa. Qua ho fatto questo piccolo modulino, devo completare l'altro. La faccio vedere un po' più da vicino. Nell'anteprima che vi ho mostrato, vi avevo fatto vedere anche quest'altro modello. Con cipollotti più grandi e poi vi spiego, arrivato al punto in cui dobbiamo inserire i cipollotti, come è possibile mettere questi più grandi. E anche questo modellino fatto con una piccola catenina d'acciaio, anche questo da completare. Per adesso sono tutte in fase di lavorazione, ma tutte da completare. Allora, adesso vi dico subito i materiali che ci occorrono. Abbiamo bisogno di cipollotti. Allora, io vi avevo detto da 10, ma in realtà sono da 8. Quindi cipollotti da 8, cipollotti da 6 e cipollotti da 3. Un attimo che vi faccio vedere tutte e tre le misure. Ok, quindi 8, 4, 6 e 8. Poi abbiamo bisogno di rocaie 110, io sto usando della Toho, rocaie 11 anche della Miyuki, e poi di rocaie 15 e basta. Passiamo all'esecuzione del tutto. Allora ragazzi, iniziamo caricando sul nostro ago 4 cipollotti da 8 intercalati da 4 rocaie, in questo caso della Miyuki. E poi portiamoci ad uscire da una rocaia qualsiasi, quindi fate un giro, doppio giro come al solito, chiudete con il nodo, spostatevi un po' e portatevi ad uscire da una rocaia. Io già l'ho fatto, adesso lo facciamo insieme. Quindi inseriamo sul nostro ago 9 rocaie, di cui 4 io ho inserito quelle della Miyuki, una della Toho, anche perché diciamo avevo questa di colore diverso, e un altro e altre 4 della Miyuki. Mi serve per facilitarmi il lavoro, poi se voi volete potete inserire tutte di un colore, ma ci viene più semplice poi andare a fare quello che dobbiamo fare. Quindi usciamo e inseriamo di nuovo 9 rocaie. Quindi io inserisco sempre 4 della Miyuki, quindi che io ho messo di colore Amethyst, una della Toho, 4 della Miyuki, e sono 9, 2, 4. Questo modo, ok, e ci inseriamo nella rocaia successiva. Ok, allora in questo modo, allora fate così. Allora ragazze, una volta finito il nostro giro, rientriamo con le rocaie, con l'ago attraverso le prime 4 rocaie e portiamoci ad uscire da quella di colore diverso, quindi nella quinta praticamente. Prendiamo sempre un cipollotto misura 9 e inseriamoci nella rocaie successiva di colore diverso. Praticamente dobbiamo andare a stringere come quando facciamo le incastonature. Credo che questa sia una tecnica vera e propria, non so come si chiama. Allora, di qua ci portiamo a stringere così. Di nuovo un'altra rocaie. Ci portiamo. Praticamente ho usato uno smalto bianco, ma guardate qua, non riesco a toglierlo nemmeno con alcuni prodotti che ho utilizzato. Allora, qua, ok,
praticamente chiudiamo, stringiamo bene il nostro cerchio, diciamo così. Adesso che cosa dobbiamo fare? Intanto facciamo un altro giro di rinforzo e poi dobbiamo ripetere esattamente quello che abbiamo fatto, cioè portiamoci ad uscire da una rocaia qualsiasi, prima fate un giro di rinforzo. Una volta che usciamo dalla rocaia dobbiamo ripetere di nuovo 4 rocaie di un colore, una dell'altro colore, quindi di nuovo esattamente questo procedimento. Allora, 4 rocaie, 1, 2, 3 e 4, una io sto usando quelle del lato, se l'avete al lato meglio ancora, questa centrale così siamo sicuri di camminare. Bene, allora così e ci inseriamo. Fate così per tutto. Ok, finito il giro, mi trovo così, esco di nuovo dalla rocaia di mezzo, quindi quella gialla per intenderci, che sarebbe la quinta. Inserisco un cipollotto sempre da 8 mm e mi inserirò col lago nella rocaia gialla successiva e stringo, prendo un'altra cipollotta da 8, praticamente devo rifare di nuovo tutto il giro un'altra volta, così, così e così. Stringete bene bene. Eccoci qua, abbiamo concluso sulla nostra terza, in tutto sono 3, 1, 2, 3. Ripetiamo lo stesso procedimento da rocaie a rocaie, mettiamo sempre le nostre 9 rocaie di contorno, diciamo che in questo caso ora però sempre portiamoci ad uscire dalla rocaia di colore diverso, quindi da quella centrale, e stavolta dobbiamo chiudere con un cipollotto. In questo caso da 6, quindi usciamo dalla rocaia centrale ed entriamo in quella successiva. In questo modo stringete bene, prendiamo l'altra e ci portiamo ad uscire da qua. Stringete bene. Da qua e poi chiudiamo con l'ultima. Mi raccomando, fate sempre poi un giro di 1-2 se necessario di rinforzo in questo modo, così. Quindi stringiamo, entriamo qua nel cipollotto. Di nuovo nella rocaia, sempre questa centrale da cui diciamo si è sviluppato tutto il lavoro. Ok, e stringete bene. Adesso cosa dobbiamo fare? Praticamente dobbiamo fare questo lavoro anche dall'altra parte, però ormai che siamo qua, ok, vedete? Questo qui ci dobbiamo trovare. Ormai che siamo qua, facciamo un altro lavoro qua prima. Dopo aver stretto, portatevi ad uscire da una di queste rocaie centrali e inseriamo. Dobbiamo inserire, allora usciamo da questa parte così, dobbiamo inserire 5 rocaie, però faremo sempre lo stesso procedimento. 2, sto usando queste sempre di colore ametist della Miyuki, una della Tohoku e 2 della Miyuki. In questo modo sono 5 e ci inseriamo dalla parte opposta da dove siamo usciti. In questo modo.
Scusate un secondo perché devo controllare. Ok, perdonatemi, devo controllare una cosa. Allora, dopo di ciò, inseriamoci nel cipollotto e portiamoci ad uscire dall'altra rocaie. Questa è di colore diverso, diciamo che unisce le 4, 6, i cipollotti da 6. E per questo vi dico di metterla di un colore diverso, così facciamo prima. E inseriamo sul lago di nuovo due rocaie 11 della Miyuki, una Toho e due. Mi sono finite nuovamente. Scusate un secondo. Ok, ci risono. Quindi inseriamo 5 rocaie e ci inseriamo di nuovo in questa qua. In questo modo. Praticamente dobbiamo fare questo per tutto il giro, farlo qua, dopo di ciò, dopo di ciò cosa dobbiamo fare? Dobbiamo portarci, attraversiamo tra le perline in queste di qua, portiamoci qua e ripetiamo lo stesso passaggio, quindi da qua a qua. Mettiamo le rocaie. No, sto vedendo che praticamente io mi sono scordata qua di mettere le rocaie dell'altro colore. L'ho lasciata. Vabbè. Ok, non succede niente. Era soltanto per sbrigarci col lavoro, però pazienza. Allora, portiamoci ad uscire qua, quindi, e faremo da qua a qua, inseriamo di nuovo le 8 rocaie, diciamo a contornare ogni cipollotto, poi chiudiamo con le 6 come abbiamo fatto qua e poi in ogni rocaia centrale, quella di diverso colore, dobbiamo fare questa diciamo picco di 5 rocaie. Allora, fatto questo, siamo adesso a questo punto. Praticamente ho chiuso da qua. Ho chiuso da qua, ho fatto le mie coroncine, diciamo, i miei picot. Adesso cosa faccio? Mi devo portare ad uscire da questa rocaia centrale. E inserisco sul lago una 15. Un cipollotto da 4. Un attimo che mi è caduto. Allora, una 15. Un cipollotto da 4. No, perdonatemi. Quindi una 15. Una 11, quelle sempre di colore ametista, quindi quelle diciamo della Miyuki. Cipollotto da 4. Adesso poi ve la faccio vedere la sequenza. Di nuovo una 11 e poi dobbiamo inserire un cipollotto da 6, però io adesso sto cambiando colore perché no, diciamo un tipo che voglio utilizzare, ma questo diciamo non c'entra niente, potete tenere quelle che avete preparato. Allora, quindi un cipollotto da 6, una 11, un cipollotto da 4, una 11, adesso ve li faccio vedere. Vabbè, è un cipollotto, perdonatemi, è una rocaia da 15. Allora, questa è la sequenza. Aspettate che ingrandisco un po'. Allora, una 15, una 11 e io sto usando adesso quelle della Miyuki e le 15 sono della Toho. Un cipollotto da 4, una 11, un cipollotto da 6, una 11, un cipollotto da 4, una 11 e una rocaia da 15. Ok? Quindi praticamente io mi trovo ad uscire da questa parte della rocaie e cosa faccio? Entrerò in questa
parte di qua, in questo modo. Mi trovo ad uscire così. Praticamente ripeto la stessa sequenza, quindi una 15, una 11, un cipollotto da 4, una 11, un cipollotto da 6, una 11. Nel frattempo mi stanno finendo le 11 qua davanti. Un cipollotto da 4, una 11 e una 15. Quindi esattamente la stessa identica sequenza. E cosa faccio? Entro dall'altra parte della rovaia. Adesso ve lo faccio vedere meglio. E praticamente devo creare questo disegno. Adesso faccio un giro di rinforzo bene bene, quindi rientro attraverso le tutte le perline che ho appena inserito. È necessario perché sennò è lentissimo. Se è il caso anche due. Scusate questo rumore, ma intanto ho acceso il forno. Io sono quella del rumore, o forno, o musica, o stufa. Ok. Vedete? E stringete bene bene con il filo. Adesso praticamente portiamoci ad uscire da questa e facciamo la stessa cosa da qua a qua. Da qua a qua e da qua a qua per altre tre volte. Ripetiamo gli stessi passaggi. Allora ragazze, la prima parte del lavoro è completata. Diciamo che io la vedo bene lasciandola così per poter fare tipo dei scusate non mi viene il nome dei quando si fanno delle collane Chanel, tipo dei separatori, non mi viene il nome, perdonatemi, non così. Mi piace pure, mi è venuta questa idea. Allora, intanto volevo dirvi che se vi sembra all'inizio che rimane troppo spazio tra queste perline, stringete bene, perché ricordatevi che ci sono queste 5 di qua e queste 5 di qua che si devono abbassare. Quindi stringete con le mani e vedrete che si sistemano. E se vedete che in alcune rimane troppo spazio rispetto ad altre, non vi preoccupate, perché adesso andremo a fare un lavoro qua e quindi si sistemeranno. Ok, se allora avete stretto insomma bene bene, adesso portiamoci ad uscire da un cipollotto di quelli che abbiamo inseriti, uno a caso, non ha importanza quale, tanto sono tutti qua, dobbiamo ripetere tutti gli stessi passaggi. In questo caso mi sto portando ad uscire da qua. Inserisco sul lago una 15, ricordatevi che io sto usando quella della Toho, una 11 della Miyuki, un cipollotto da 4, una 11 e una 15. Adesso vi faccio vedere la sequenza in questo modo, quindi una 15, una 11, Miyuki, un cipollotto, una 11 e una 15. Esco da qua, quindi da questo cipollotto, e mi inserisco in questo cipollotto di qua, non nella rocaia, solo nel cipollotto, in questo modo, e tiro bene il filo. Per questo vi dicevo, non vi preoccupate se da qualche altra parte vi sembra più largo o più stretto, perché poi si sistema. E tiro bene il filo, mi ritrovo ad uscire da questo cipollotto e ripeto la stessa sequenza: una rocaia da 15, una rocaia da 11, un cipollotto da 4, una rocaia da 11 e una da 15.
questo modo e mi inserisco in questo cipollotto di qua. Quindi esco da qua, mi posiziono qua, esco da qua e mi inserisco di nuovo qua. Devo fare praticamente il giro. Aspettate che ora ve lo faccio vedere un'altra volta. In questo modo tiro bene il filo. Intanto faccio un altro giro per poter stringere bene. In questo modo. Potete anche cambiare colore dei cipollotti, dico poi ognuno usa diciamo le tecniche di colore che preferisci. Ok, una volta fatto il giro cosa faccio? Salgo verso sopra dove ho gli altri cipollotti perché devo andare a ripetere lo stesso passaggio. Quindi esco da questo cipollotto di qua, io ho rimesso il filo e l'ho fatto un po' lungo perché dobbiamo fare questo passaggio per tutti. Tutta, diciamo, la circonferenza. E di nuovo cosa faccio? Una rocaia da 15, da 11, un cipollotto da 4, una rocaia da 11 e un cipollotto da 4. Così, quindi sto scendo da questo cipollotto ed entro in questo di qua. Ripeto lo stesso passaggio, se voi volete potete mettere anche quelli da 6, quelli più grandi. Poi facendo le varie prove, io diciamo l'ho fatto, ho fatto diverse. Quindi di nuovo, 11 e da 15. E mi inserisco in questo cipollotto di qua. In questo modo, vedete? Fate un altro giro di rinforzo e poi andate nell'altro spazio. Quindi dovete lavorare dove ci sono questi spazi, non dove abbiamo messo qua dentro diciamo questo cerchio di perline, ma negli spazi, questo di qua e questo di qua. È quello che abbiamo appena fatto. Quindi cosa faccio? Mi porto ad uscire intanto. Un attimino perché faccio io un giro di rinforzo, cosa che farete pure voi da qua. Ecco, arrivo qua, ok. Adesso mi devo portare ad uscire, magari ci vado, ci andrò da qua. Quindi, perché devo andare nell'altro? Quindi da qua, entro da qua. E mi porto qua, praticamente sono arrivata, no? In questo modo. E praticamente ripeto lo stesso passaggio. Lo facciamo l'ultima volta insieme e poi ci rivedremo alla fine. Quindi una 15, una 11, una cipollotto da 4, una 11 e una 15. Modo, quindi sto scendo da questo cipollotto e mi inserisco in questo cipollotto di qua. In questo modo. Adesso faccio la stessa cosa e mi inserisco in questo cipollotto di qua. Faccio un giro di rinforzo e poi scendo qua e faccio la stessa cosa. E completo tutto il giro. Allora, ragazzi, il mio componente è già pronto, tutto bello cucito. Sto lasciato l'ago perché ancora devo rinforzare, però volevo farvi vedere anche l'ultimo passaggio. Quindi ho preso un chiodino, ho messo un cipollottino, lo infilo qua dentro in questo modo. Faccio lo stesso passaggio dall'altro lato, faccio un occhiello. E poi praticamente ne farò un componente. Io ancora ho lasciato il filo perché devo stringere come questo per poter fare questa collana.
La prossima volta faccio un mini tutorial dove vi spiego i componenti più piccoli e anche, diciamo, i cipollotti, queste perle, perle, sfere più piccoline, e quindi cambiare anche i passaggi interni, e la pandorina, e poi ve la farò vedere anche finita, perché ancora non è finita. E adesso vi saluto qua, io le ho fatte uguali, praticamente cambiano soltanto alcuni colori, ma diciamo cosa di poco. Ok, ragazzi, il mio tutorial finisce qua, spero che vi sia piaciuto, se è così commentate. Un abbraccio a tutte, alla prossima.